l'artista presenta questo suo lavoro intitolandolo Manuale del contrasto evoluto. Dal segno, unito ad un sottile studio dell'effetto finalizzato alla chiarezza ostensiva del messaggio, si impongono forme semplici, nitide, espressive, comunicative, libere, non imbrigliate in una prigione capillare di segni. Il linguaggio manifesto è al tempo stesso personale e svincolato da eludere sia il campo figurativo che quello astratto. Mantenendo un certo tipo di rapporto con la realtà cui si ispirano, si presentano infatti semplificate, purificate, distillate, direi rettificate, fino a sembrare più che astratte, estratte, rese segno danzante. In quanto sottesa ad una volontà di espressione e comunicazione, la ricerca si pone quale obiettivo l'uomo, inteso al tempo stesso come osservatore, attore e possibile interlocutore, la cui figura, emblematicamente, non compare mai intera, proprio perché l'occhio che guarda è già un colto elemento costitutivo del fare artistico.